Bene, ci avevamo detto che volevano reintrodurre il reato di falso in bilancio, ma andando a vedere questo emendamento ci siamo accorti che è contenuta una grandissima falla, perché sono riprodotte delle condizioni di non punibilità che sono le stesse che sono oggi vigenti nel nostro ordinamento. Guardate l'articolo 2621 del Codice Civile. Nel terzo comma vedrete che il legislatore del 2002, il governo Berlusconi, modificò la clausola di punibilità, stabilendo delle percentuali al di sotto delle quali il reato di falso in bilancio non è punibile. Questo ha permesso negli ultimi 13 anni di non avere neanche una sentenza di condanna per questo reato. È chiaramente un provvedimento quindi a tutela dei grandissimi gruppi industriali del nostro paese. Ma quello che forse è ancora più evidente e più importante segnalare da un punto di vista politico è che lo stesso provvedimento, identico del 2005 del governo Berlusconi, quindi di un governo di centrodestra, è ripetuto nella stessa maniera, identica invece, da un governo che pretenderebbe invece di essere di centrosinistra. Sono arrivate le attese dimissioni del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Durissimo il giudizio espresso dal Movimento 5 Stelle. Napolitano è un presidente che ha firmato qualsiasi tipo di legge. Io ne penso al lodo Alfano, incredibile, oppure penso alla legge Fornero, terribile, dove ancora oggi tantissime persone stanno soffrendo. Napolitano non ha mai battuto ciglio su questo, ha firmato e via. E poi la cosa più incredibile è che un presidente che ha preteso la distruzione delle intercettazioni sue nell'inchiesta tra Stato e mafia. Il Movimento 5 Stelle chiede ora a Napolitano di rinunciare alla carica di senatore a vita. E allora Napolitano, che è stato il garante di queste riforme scellerate, se ci crede veramente, può tranquillamente, come recita l'articolo della Costituzione, dire che rinuncerà ad essere senatore a vita. Fare questa rinuncia mi sembra proprio il minimo sindacale per una persona che da quando è nata praticamente ha vissuto di politica, e la prigione di cui lui parla, che era il Quirinale, e insieme a tutto il Parlamento gli ha fruttato circa 18 milioni di euro. In questi giorni stiamo veramente dando l'anima per difendere la carta costituzionale. Lo facciamo perché non è vero che vogliono abolire il Senato, lo vogliono trasformare in qualcosa di altro, simile alle province, nella lobby, nella cricca, dei partiti, in qualcosa in mano ai partiti che non sarà sotto il controllo dei cittadini. Non avrete più la possibilità di decidere e di scegliere i vostri rappresentanti in Senato. Questo sta succedendo. Vi stanno togliendo la libertà, la possibilità di eleggere i vostri rappresentanti. Vi stanno raccontando delle bugie, perché in realtà stanno trasformando i senatori semplicemente in consiglieri regionali, in sindaci che faranno, oltre al lavoro di sindaco, anche quello di senatore. Quindi immaginate come lo potranno fare, e avranno anche l'immunità. Se rubano, non andranno più in galera. Stiamo presentando solo emendamenti di buon senso che non vengono votati. Ed è questo il paradosso. Perché non vengono votate le cose buone che portiamo? Perché noi riteniamo che i parlamentari, sia del PD che di Forza Italia, sono sotto un ricatto. Renzi sta ricattando i suoi parlamentari, perché non, se non votano, se non premono quel tasto rosso che abolisce, che abroga i nostri emendamenti, non potranno più essere rieletti. E sta ricattando anche Forza Italia, perché in cambio di quel voto garantirà l'impunità di Berlusconi. Ed è stato illuminante l'intervento di un deputato di Forza Italia, Bianconi, che a poche ore dalle dimissioni di Napolitano ha avuto il coraggio di dire, forse per la prima volta, la verità. Ho chiesto la parola per scusarmi in qualche modo con il collega di 5 Stelle. Dicevo con un certo orgoglio che il mio gruppo lasciava libertà di parola. Ritiro questa affermazione perché, come avete potuto vedere, stanno trasformando un gruppo di opposizione eletto per fare l'opposizione in un gruppo non di maggioranza, ma servo della maggioranza, per interessi che ancora dobbiamo capire, in nome di un patto segreto che meriterebbe una commissione d'inchiesta e che scelgono interessi che non conosciamo. Ha fatto scalpore la decisione del Presidente del Senato Pietro Grasso di consentire la presentazione alla maggioranza di alcuni maxiemendamenti che cambiano volto alla legge elettorale, poco prima della scadenza per la presentazione delle proposte di cambiamento al testo, precludendo di fatto la possibilità alle opposizioni di intervenire nel merito. Perché dobbiamo lavorare male e in modo approssimativo quando la legge entrerà in vigore nel 2016? C'è un motivo, perché è un ricatto. È un ricatto per l'elezione del Presidente della Repubblica. Il
molti casi sull'efficienza energetica ci sono troppe norme contrastanti tra di loro. La burocrazia molto spesso è eccessiva, quindi abbiamo degli strumenti che sono disponibili, ma è praticamente impossibile utilizzarli perché sono troppo complicati. Ci sono dei problemi che possiamo inquadrare in due livelli, uno a livello di sistema e uno a livello operativo. Abbiamo proposto un testo unico per l'efficienza energetica per l'edilizia. E mi sembra strano che, nonostante vada nel verso della semplificazione, della trasparenza, dell'accorpamento di una ventina tra norme e leggi che insistono anche in maniera contraddittoria sul tema dell'efficienza energetica per l'edificio, ancora non si sia fatto un passo avanti. Oggi è una bella giornata per gli iscritti alla Fondazione Nasarco, ovvero gli agenti di commercio che sono obbligati alla doppia contribuzione pensionistica INPS de Nasarco. Perché è una bella giornata? Perché dopo un anno e mezzo di lavoro all'interno delle aule parlamentari e non solo, anche presso tutti i ministeri e gli enti preposti al controllo, è stata approvata la richiesta di commissariamento presentata dal Movimento 5 Stelle proprio della Fondazione Nasarco per andare ad assicurare una pensione agli iscritti a questa cassa. La commissione bilaterale di vigilanza su queste e sulle altre casse di previdenza ha approvato la nostra richiesta, presenterà la richiesta di commissariamento di Nasarco a Ministero Economia e Finanze e Ministero Lavoro. Noi seguiremo passo passo questa vicenda e andremo anche avanti. Oggi tuteliamo gli iscritti e le pensioni degli agenti di commercio, domani passeremo alle altre casse. Siamo a Napoli, davanti al carcere di Pozzo Reale. Abbiamo appena concluso una visita ispettiva. Perché siamo venuti qua? Perché fino all'anno scorso il carcere di Pozzo Reale era il più sovraffollato d'Italia. Noi volevamo verificare con i nostri occhi perché è stata cambiata la direzione, perché sono arrivati anche dei fondi e volevamo vedere se effettivamente le cose erano migliorate. 1912 sono i detenuti presenti da verificare, perché avevamo delle notizie riguardanti inerenti al numero che era circa di 1500 persone. Il padiglione di Torino si trova in condizioni davvero disastrose, quindi auspichiamo che venga chiuso nel più breve tempo possibile, perché non ci sono le condizioni per ospitare dei detenuti. Delle parti dei padiglioni sono in ristrutturazione, ma questo chiaramente non può essere sufficiente. Abbiamo ancora tanti dubbi, quindi approfitteremo anche attraverso un'interrogazione per porre queste domande al governo per avere delle risposte chiare e definitive su quello che si intende fare per risolvere il problema delle carceri in Italia. Ciao a tutti, il 24 gennaio, non più in Piazza Santissimo Apostolo, ma in Piazza del Popolo, faremo un evento dal titolo La Notte dell'Onestà, e sono qui con Dario Fogo, il maestro, è un onore per me. Tu sostieni questa iniziativa, il 24 in qualche modo ci sarà, il 24 gennaio, prima abbiamo letto un tuo articolo. Spero di avere un pezzo utile e soprattutto divertente. Ci vediamo in Piazza del Popolo, e comunque ci sarà anche il maestro Dario Fogo, grazie. Va bene, ci vediamo. E ci sentiamo. Samba Berlusconi. Presidente, siamo nel 2015, ci auguriamo che questo sia l'ultimo anno in cui ci tocca denunciare queste schifezze in aula e pensare che c'è ancora gente in Italia che ci chiedeva di fare accordi con questi partiti. Grazie.